il sale nella nostra alimentazione, quanto possiamo e dobbiamo consumarne ogni giorno e soprattutto i vantaggi del sale con l'aggiunta di iodio. Per insaporire o conservare gli alimenti, a quel pizzico di sale in più spesso non riusciamo a rinunciare, eppure dovremmo, come ci ripetono da anni cardiologi e nutrizionisti. Il sale è una molecola molto semplice, formata da due atomi, uno di sodio e uno di cloro. Mentre del cloro non ci importa un granché perché non contribuisce pesantemente all'insorgenza di malattie, invece il sodio sì. Il sodio è responsabile di molte patologie, tra le quali aumento della pressione arteriosa, ma anche uno stato di decalcificazione delle ossa. Quindi meno sale consumiamo, meglio è. Di sale in Italia ne consumiamo tanto, troppo, intorno ai 10 grammi al giorno, più del doppio della dose considerata accettabile. Un buon compromesso tra edonismo e salute può essere rappresentato da un cucchiaino da tè di sale, che sarebbe circa 5-6 grammi di sale, più o meno come questo. Questo è il quantitativo di sale che può essere consumato tutti i giorni e col quale non ci facciamo troppo male. Facilissimo esagerare, se è vero che molti degli alimenti che acquistiamo sono già ricchi di sale, tra i più insidiosi i prodotti da forno. Così ad esempio scopriamo che un etto di pizza bianca contiene ben 2 grammi di sale, per non parlare del pane o di cereali e biscotti, che di dolce verrebbe da dire hanno proprio poco. Cominciate allora a limitare l'uso del cosiddetto sale discrezionale, quello cioè che aggiungiamo alle nostre pietanze. Per insaporire i cibi al posto del sale, intanto possiamo preferire le cotture al cartoccio. Il fatto di includere gli alimenti in un cartoccio preserva la fuoriuscita dei sali naturalmente presenti e quindi naturalmente la sapidità rimane. Poi possiamo insaporire facendo un uso sapiente di erbe e di spezie, in particolar modo il rosmarino, il prezzemolo, il basilico, l'aglio, sono tutti elementi che danno sapidità e contengono poco sodio. Insomma, lo avete capito, meno sale e quel poco che si è iodato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute ne consigliano l'uso a tutta la popolazione per correggere la carenza di iodio ancora molto diffusa in tutta Europa. 150 microgrammi il fabbisogno giornaliero che serve alla tiroide per produrre la giusta quantità di ormoni. L'ormone tiroideo è importantissimo perché è legato al nostro metabolismo, quindi alla nostra capacità di consumare energia, alla nostra capacità di fare funzionare gli organi, il battito cardiaco, la pressione arteriosa. Un piccolo sforzo quotidiano, questo è il segreto per rieducare gusto e mantenersi in forma. Teniamo presente che se noi riusciamo gradatamente a diminuire costantemente nel tempo il consumo di sale, non possiamo farci altro che un buon regalo per la salute.